Salve a tutti, Friends dal vostro Super Corri. Si scoppiò finalmente la bomba. Oggi vi deruzzo dove sputeremo fiamme e fuoco dalla bocca. Come vedete qua è arrivata la postazione, infatti se ci fate caso questo volante è molto più avanti rispetto a quest'altro. Arriverà la recensione perché ci tengo davvero tanto a recensire questo prodotto che secondo me ha delle ottime potenzialità a un prezzo eccellente. Quindi aspettate la recensione, soprattutto per voi che volete acquistare una postazione, vi dirò le mie impressioni, l'ho già provata, la riproveremo e vi dirò cosa ne penso. E niente, raga, prima di partire, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, canale Telegram delle offerte, Supercoris offerte Amazon, sul canale ufficiale Supercoris 84 per le news in anteprima. E sul canale Fruit Lab Supercoris 84, dove veramente stiamo facendo tanto tanto baccano e stiamo iniziando a crescere in maniera spropositata anche lì. Allora, ragazzi, che è successo? Allora, chi mi segue innanzitutto, premessa, sapete che adoro le premesse. Da un po' di mesi ho abbandonato Twitch. Ho abbandonato Twitch perché ero approdato nell'estate 2020 su Twitch con enormi speranze, enormi voglie di far bene anche là. Purtroppo mi sono scontrato con una realtà che non era quella là che speravo. Allora, Twitch per me è stata una delusione perché? Perché i guadagni su Twitch sono stati pochissimi. In un anno di trasmissioni su Twitch ho guadagnato 70 euro. Tra iscrizioni, affiliazioni, sub-iscrizioni, Prime, cazzate varie, che sono state forse una decina in un anno. E tra le pubblicità, che sono state pagate pochissimo e malissimo. 70 euro di live in un anno, se l'avessi fatta su YouTube, non vi dico cazzate, ne avrei guadagnate 10 volte, no, non dico 10 volte, ma 4-5 volte di più, probabilmente sì. YouTube le pubblicità le paga molto meglio. E su YouTube ti puoi generare un guadagno anche senza appunto, le iscrizioni, le donazioni delle persone, che io odio stare là a dire dai, iscrivete, e così, eccola, come fanno tutti gli streamer. E abbonate, Amazon Prime, e passi il messaggio 90 volte, a me mi rompe le balle. Mi rompe le balle perché, secondo me, chi si vuole iscrivere lo deve fare in maniera che si vuole donare, lo deve fare perché se lo sente, non deve essere io che ogni 5 secondi vi dico abbonatevi, fate questo, fate quest'altro, perché per me è una rottura di palle. Detto ciò, raga, mi sono disiscritto, cioè disiscritto, ci sono, ma non sto producendo più nulla su Twitch, anche perché finivamo le live, andavamo guardando le live degli altri, soprattutto in ambito femminile, cioè, e vedi live di, ma anche maschile, vedi live di gente che non fa assolutamente un cazzo, sta là a parlare, non c'ha un minimo di allestimento, non c'è un minimo di discorso, non c'è un minimo di bravura in quello che fa. 1000, 2000 persone a vedere la live, le donazioni, ma soprattutto le donne. La sera guardavamo la live di una che aveva una fotocamera, però un po' di coglioni a me, forse aveva 360p. In una cucina sporca, lucubre, col turbante in testa. Che quello mi dice così, quello dice qua, una live senza senso, le donazioni, le cose. Allora io ho detto, io che mi reputo una persona che sto cercando di diventare sempre più professionista in questo lavoro, non mi metto in un sito del genere, non mi interessa. Quando in futuro saranno le condizioni per guadagnare e lavorare, tu ci mandi messaggi e torna da noi e fai solo video di parlato sportivo, non lo faccio, non lo faccio. Li faccio su YouTube i video di parlati sportivi che stanno andando a gonfie vele. Perché li devo fare su Twitch per non guadagnare nulla? No, mi dispiace. Quindi sono rimasto veramente molto deluso, perché chi mi segue sa quanto ci ho investito di tempo su Twitch. Quasi tutte le sere facevamo live, soprattutto l'anno scorso dove non si poteva uscire, per non ricevere nulla. E allora ho detto via. In futuro vedremo cosa accadrà. Ripeto, non sarà un allontanamento definitivo, però per ora non ho nessuna intenzione di perdere le mie energie e il mio tempo su Twitch. A rimorchio di questa situazione, negli ultimi giorni è arrivata la notizia clamorosa dell'hackeraggio di Twitch, appunto. Dove, appunto, gli hacker hanno rubato le password, i guadagni di tutti gli utenti più famosi al mondo. Qual è il discorso ora, raga? Tutti si sono indignati. E subito gli youtuber, gli streamer a fare video. No, perché?
C'è la frange di quelli, no, ma perché noi, capito, paghiamo le tasse su quello che guadagniamo, bidibodà, e quegli altri subito a fare i moralisti. L'unico, come al solito, che mi è piaciuto è Falco Nero, youtuber che io seguo, stimo. Gliel'ho anche scritto sotto nei commenti, di solito non vedo che lui mette sempre il cuoricino quando uno scrive un commento. A me mi ha messo il cuoricino, mi fa piacere. In futuro, crescendo ancora come stiamo facendo, mi piacerebbe fare una collaborazione con Falco Nero, perché è una persona come me che dice quello che pensa e dice le cose come stanno. A me fa molto piacere. Ho visto un video di Falco Nero che ha detto ora tutti a piangere. Francamente non dovete piangere, perché la cosa scandalosa, ragazzi, molto di quel guadagno, ne parleremo adesso di quanto guadagnano, è dovuto alle donazioni. Cioè, ragazzi, se uno arriva a guadagnare 1 milione di euro l'anno, 1 milione di dollari, vabbè, che dopo è un po' di meno. Di donazioni quasi. Ma cioè, ma ci rendiamo conto quanto sta furata di testa la gente, quanto è scema la gente? Ma cioè, ma voglio, ma fatemi capire una cosa, ma dove sta il nesso logico? Cioè, voi dovete capire una cosa. Uno streamer di successo, io dopo ho visto la classifica, Zano, Zeno, non li manco conosco e non me ne frega niente perché io quelli non li seguirò mai. Come sto Zeno, Zano, questo qua comunque, che guadagna quasi 1 milione di dollari l'anno solo di praticamente sub-iscrizioni, agli sponsor, alle entrate pubblicitarie che stanno in quel, sempre nella stessa voce, però entrate pubblicitarie. Però sta gente, agli sponsor che non solo, come è accaduto anche a noi ultimamente, magari ti mandano la postazione, quelli c'hanno tutto gratis, non comprano l'attrezzatura, non comprano i giochi, non comprano nulla, non sono come me che arriva FIFA e devo pagare 80 euro. La cosa assurda è, oltre a questo, ma gli sponsor li pagano proprio. Cioè, gli youtuber e gli streamer più famosi, lo sponsor non si limita a fornirti il prodotto, ti paga. Fai un contratto, ti dici, ti do 500, 1000, 2000 euro al mese e tu giochi e sponsorizzi i miei prodotti. Quindi, capito a che livello stiamo, raga? È un guadagno su tutta la linea. Mettiamoci i guadagni dovuti poi anche alle altre cose, tipo, sono su YouTube, sono su tutti i siti questi qua, quindi neanche guadagnano solo su quello. Cioè, questa gente guadagna 2-3 milioni di euro l'anno e dopo chiedono le sub iscrizioni. Iscrivetevi, mi raccomando. Sub, Amazon Prime. E la gente glieli dà. Cioè, ma dove sta il nesso logico, raga? Ma vi rendete conto? Quanto, molti che seguono pure il mio canale, io ve lo dico, siete scemi secondo me. Cioè, ma che cazzo? Ma come ha detto Falco Nero, ma se dovete dare fare una donazione, ma donate a quelli che stanno più in difficoltà, che stanno cercando di emergere. Non dico io, ma ce ne stanno tanti altri che cercano di emergere, cazzo, e cercano di migliorare, che hanno difficoltà ad acquistare il gioco, ad acquistare il volante nuovo. Cioè, quelli dovete aiutare, secondo me. Non quelli che hanno i milioni di euro, che se gli levate tante donazioni, quelli non gli succede niente, raga. Perché tanto non guadagni 3, ne guadagni 2, sei sempre ricco. Gente che c'ha i miliardi, macchinoni, le vacanze, le cose, quelle di là. E tutti là, donà, vedi le trasmissioni, in 10 minuti fa 10.000 euro certe volte. Ma dai, insomma, raga, ma ci stiamo a rendere conto di che cazzo stiamo a parlare? Ho visto gli youtuber che seguo io, seguo, che conosco io, perché seguire è un parolone, visto il tempo che ho. Ci ho visto Player Inside, che sono marito e moglie, che fanno dei video comunque belli, che guadagnano oltre 80.000 dollari all'anno solo su Twitch. Cioè, pure loro, giustamente, poi subito hanno fatto un video per chiarire la situazione, però, cioè, sono 80.000 euro, raga, questi guadagnano più di un avvocato, più di un architetto a momenti. 80.000 euro l'anno, mettiamo, leviamo le tasse, tutto e quello che è, comunque 50-60 rimangono, 50.000 euro. Mettiamoci, ripeto, che loro non hanno esborsi economici perché non spendono nulla, ripeto, tutto gli viene mandato. I giochi, le attrezzature, i PC, qualsiasi cosa usano, le console, gli viene mandato tutto. Mettiamoci pure questo. Mettiamoci i guadagni su YouTube. Io penso che su YouTube, con i video che fanno e le visualizzazioni che fanno, sono migliaia di euro al mese. Mettiamoci gli sponsor che comunque spesso fanno a gara per essere presenti sui video di queste persone, brave perché comunque se lo meritano, lavorano, niente da dire, però parliamo in ambito economico. Cioè, raga, vi rendete conto a che livello stiamo parlando? Questa è gente che guadagna centinaia e centinaia di migliaia di euro all'anno, che in pochi anni saranno miliardari, milionari. E
E dopo vedi le live, la gente soprattutto su Twitch fa cazzotti per fare le subscrizioni a questi qua. Cioè, raga, è inenarrabile la cosa, io non mi rendo conto. Ho visto quel tale Ale che guadagna, mi sembra, 60.000, 70.000 dollari l'anno. Cioè, raga, ma ci rendiamo conto? Sono soldi che un lavoratore normale non vedrebbe mai nella sua vita. Uno che piglia 1.200-1.300 euro al mese ci mette 3 anni per guadagnare la stessa cifra e si fa il culo. Con questo cosa voglio dire? Voi mi direte, ma sono soldi non guadagnati? No, io penso che... Cioè, raga, è bello sostenere chi ne ha bisogno nel momento in cui ha bisogno. Io se fra 10 anni fossi uno youtuber o uno streamer famoso, ma non chiedere mai... Allora, già vedete, adesso non chiedo donazioni. All'inizio del canale, fino a un po' di mesi fa, e facevo le live con la PS4, sotto mettevo se volete fare una donazione. Ora, a parte il video, io ho delle grafiche già preimpostate, c'è anche se volete fare una donazione. Ma fateci caso se io nomino mai donazioni nei video o nelle live. Io non ne parlo più, non mi interessa. Chi vuole donare lo può fare, succede di rado, non me ne sbatte niente, perché evidentemente ho un pubblico che è tirato, è tirchio. Nessuno ogni tanto, all'ultimo mi sembra Domenico, al tanto dono 1 euro. Ogni 10 anni metto 1 euro. Cioè, per farvi capire, raga, ma non è che una cosa uno ve lo dovrebbe chiedere. Se voi foste attaccati in una situazione di te, il bravissimo Corrado, fantastico, eccezionale, ma va benissimo. Ti fanno alzare il morale, ti fanno stare contento. Però, ragazzi, rompe lo sterzo, bravissimo Corrado, gioco col volante rotto. Che devo fare? Escono tanti giochi. Mi sarebbe piaciuto provare Far Cry, mi piacerebbe provare Call of Duty e Battlefield all'uscita. Raga, non li portiamo, io non c'ho 80 euro per comprare. Purtroppo voi le donazioni le fate a quelli là che c'hanno i soldi. Quelli come me che sono poveri, si attaccano, vi vedete FIFA, Formula 1, che posso fare? Raga, purtroppo è questo il discorso, questa è la realtà. Tanti come me che stanno cercando di emergere e meriterebbero di poter emergere se avessero un budget un po' superiore e non se lo possono permettere ora. Purtroppo rimangono con una crescita molto più piccola perché molti fanno a gara per donare a quelli che già hanno soldi, già stanno benissimo economicamente e hanno i soldi che gli escono dalle orecchie, hanno tutto predisposto così. E allora, ragazzi, vi posso dire, poi non pretendetemi, ma quando compri il volante, ma quando compri quello, ma quando compri la televisione grossa, ma quando compri il microfono, ma quando compri la telecamera migliore. Non la compro perché non c'è soldi e non mi interessa di comprarlo per poi non cambiare nulla, perché voi avete visto che tanto il canale c'ha il volante più costoso, cresce uguale, c'hai la postazione, fai quel video di successo, poi torni alla tua media di video. Quindi, raga, che serve tutto sto discorso? Purtroppo a me l'unico difetto, la pecca che ha la mia community, che nessuno se ne frega di partecipare economicamente all'aiuto del canale. Non ne faccio una colpa a nessuno, non me ne frega niente, crescerò nei miei modi. Sarei potuto crescere più velocemente, quella è l'ultima e l'unica cosa, però cresco uguale, che devo farvi? Cioè, francamente, ripeto, io vedo anche, tipo parlavo con Ario, quelli che seguono Ario gli hanno fatto un bel regalo, gli hanno fatto prendere FIFA, mi disse lui, spero di non star dicendo, me lo disse l'altra volta. Cioè, raga, vi rendete conto? Quella è una community che è attiva sul canale, i bei commenti, le faccine, i cuoricini, i like, le cose così. Sì, raga, fa piacere, però effettivamente il mio canale sta crescendo senza l'aiuto di queste cose. Senza l'aiuto degli abbonamenti, delle donazioni di nessuno. Io mi sto rompendo il culo tutti i giorni guadagnando soltanto quella piccola cifra che mi dà YouTube sulle pubblicità. Ecco, mi aiuto ogni tanto che mi arriva la postazione, mi è arrivata gratis, grazie a Dio. L'altra roba che mi è arrivata non mi è servito un cazzo, perché tanto a me sarebbe stato utile un volante. Queste cose qua, i giochi non mi sono mai arrivati, l'ho dovuti comprare tutti. Quindi all'atto pratico io sono uno di quelli che sta crescendo con enorme fatica, sta scalando la montagna con le sue forze economiche, cercando di impegnarsi. Esci quella volta di meno e ti tieni in tasca quella 20 euro che dopo ci compri un gioco. Cioè, questo è il bello. E poi vedi grandi youtuber che hanno i soldi e fanno pure gli sboroni, le storie, le macchine, le vacanze, e la gente va là a donare. Cioè, dopo non vi lamentate, raga, non vi lamentate. Poi vedi Falconero, youtuber come me che si rompe il culo, che non c'ha uno studio fantasmagorico, i videogiochi, le cose, le sale giochi ricreate, le cose pazzesche. C'è uno studio come il mio, dice le cose in faccia, porta i giochi come li deve portare. È una persona umilissima, guadagna 20.000 dollari all'anno, scusate, 20.000 dollari all'anno. Ma questo è il mondo, ragazzi, questo è il mondo. Anche lui, ho visto le live pure su Twitch, non sta là sempre ogni 5 secondi. Oh, donate, 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 Prime, sopra, sotto, eBay, va.
Cioè, ma ci stiamo a rendere conto? E dopo vi lamentate, dopo avete l'indignazione sotto i video, gli insulti, e voi siete dei ricchi, la gente andatevene a lavorare. No, no, siete voi che non li fate lavorare questi qua, perché io francamente, raga, mi alzo dalla mattina, mi sveglio alle 10, alle 11, certe volte come oggi a mezzogiorno che sto distrutto, io ho iniziato, già ho messo 3-4 video su Fruitlab, già sto caricando i video su YouTube, già sono stato attivo su tutti i miei social, fino a stasera che non vado a mettermi a letto alle 2, alle 3, faccio i video, faccio la live e mi rompo il culo, senza una donazione, quello che guadagno lo reinvesto sul canale. Invece sti fenomeni possono stare pure così, fanno il video, si fanno le pippe e voi bam 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 donazioni. Dopo non vi lamentate, perché dopo mi incazzo, capito? Dopo non vi lamentate, raga, perché dopo mi incazzo. Cioè, capito il discorso qual è? Dopo fate, molti voi fate i moralisti, e quel guadagna, ma io non lo so come si fa. Siete voi che gli ridonate i soldi, raga, siete voi che gli ridonate. È come se, cioè, mi faccio questo e chiudo perché mi sono già stufato. È come se si crea una rete di beneficenza e tu puoi decidere di donare i soldi a Donald Trump o alla ONLUS africana con la gente che muore di fame e tu lo doni a Donald Trump. Quello state facendo, ragazzi. E dopo vi lamentate. Ora, non è un discorso generale su tutte le persone che mi seguono, eh. Non è che molti mi dicono, ma tu hai fatto... No. Chi fa queste cose lo sa, quindi non è che ve lo devo dire, io vi devo andare a prendere uno a uno. Chi mi segue e va donando i soldi a questi grandi fenomeni lo sa, e io certe volte per sfizio mi sono anche guardato st'inverno scorso alcune trasmissioni, ho visto fenomeni che seguono il mio canale e dopo ti vengono gente, ti ho donato 2 euro e dopo a quelli hanno donato 20, ragazzetti di 10 anni che non so dove cazzo vanno a prendere i soldi, per farvi capire. Però raga, chiaramente vi dico, cioè svegliatevi cazzo, io non ho mai donato niente a nessuno, se dovessi donare anche un euro, anzi su Fruitlab, perché là è obbligatorio, devi fare per crescere col canale. Ma io su Fruitlab sapete che faccio? Chiaramente là hai pips, che sono cose che tu guadagni in base ai video che pubblichi e a quanti ti donano. È bellissimo perché, raga, in 2 settimane già abbiamo guadagnato 20 euro, per farvi capire. Su Fruitlab, e ci compreremo i giochi, premessa. Su Fruitlab io prendo, vedo tutti questi fenomeni che hanno le migliaia di visualizzazioni e stanno tutti a giocare a Apex Legend, Fortnite, Call of Duty, via, io li scarto subito. Becco il desaparecidos come me che mette il video di Dirt Rally, mette il video di Formula 1, di MotoGP e dono a quelli là che hanno pochissime visualizzazioni. Faccio così, perché io preferisco aiutare chi sta nelle mie condizioni e non quello là che già sta in alto e non c'ha bisogno di noi, ragazzi. Non c'ha bisogno di voi che donate e vi scannate, perché quello non vi ringrazierà, non se ne sbatti i coglioni di voi, non sa manco quello che fate. Quindi non sa neanche che esistete. Quindi, come al solito, fatemi sapere la vostra, potete pure farmi sapere la vostra, perché non mi interessa, alla fin fine a me mi interessava sfogarmi, perché poi, giustamente, tornano i moralisti su sto canale, anche a me me ne vai a lavorare, io vi farei vedere quello che faccio al giorno, e dopo ditemi se è meglio andare a lavorare o è meglio fare questo. Fatemi sapere che ne pensate, e ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercore, ciao agli occhi.